Ciao a tutti, una nuova lavoro, grazie per essere qua, è una fase che scalda il cuore, come se ce ne fosse bisogno. Si vede che non mi piacciono i giochi gratis, anche se siete tutti quanti a Milano, quindi grazie per essere qua. Siamo alla seconda edizione di questo evento, dove si parla di inclusività, presentabilità, sicurezza, modello di giochi ruolo, perché sono cose di cui c'è bisogno. Detto questo, lascio subito la parola agli esperti. Expert, se volete usare l'asterisco in caso. Oppure no, visto che alla gente non piace. Allora, grazie per essere venuti. Io sono Gloria Comandini, sarò la moderatrice di questa sessione. Sono redattrice e ricercatore di Atlantide, a questo punto anche cercatrice. E qui abbiamo i nostri 5 ospiti che ci parleranno questa sera di, se le piastre ce lo permettono, sicurezza emotiva nel mondo dei giochi di ruolo da tavolo. Ora, qui abbiamo Claudia Pandolfi. Se volete dire due parole per presentarvi, dire chi siete, da quali pagine Facebook meravigliose venite. Ciao a tutti e tutti, io sono Claudia Pandolfi, sono fondatrice insieme a Giulia Pusi, dall'altra parte del tavolo, di Donne dagli Adatti, che è il primo gruppo di ricerca, anche se informale, sulle tematiche del gioco di ruolo, in relazione alle tematiche della discriminazione delle minoranze, con un focus particolare sulle questioni di genere, ma non esclusivo. Abbiamo fondato questa pagina Facebook nel 2018, quindi ormai è più di un anno, e abbiamo portato avanti un lavoro di ricerca che ci ha fatto scoprire dei nodi piuttosto interessanti da sciogliere nella comunità italiana del gioco di ruolo, dal tavolo, dal vivo, ma anche online, per cui siamo qua che lavoriamo e ci proviamo insomma a dire cose che possano aiutare la comunità a crescere e a noi stessi e a crescere. Grazie, grazie. Qua invece abbiamo Pietro. Ciao! Sì, ok. Ciao, vabbè, io sono responsabile della Gilda, il gruppo che si ritrova al Castro ogni due domeniche, quelle sono le nostre maglie rosa e vedete il nostro rosa. La Gilda nasce nel 2014 per creare uno spazio sicuro e divertente per tutto il mondo LGBT e non solo, in cui poter alimentare le nostre passioni. E che altro dire in due tweet? Negli anni abbiamo fatto un sacco di cose e ora siamo qui. Hashtag la Gilda del Cassero. Qui invece abbiamo io. Sì, allora, questo non è un mio pseudonimo, è il mio vero nome, sia anagrafico che di battesimo, perché non ci crede nessuno, è vero. Io nella vita faccio pubblicitario e a tempo perso insegno anche materie legate alla comunicazione. E mi chiedo perché sono qui e mi viene in mente che ho questo esperimento sociale nel quale io ho creato un personaggio sui social che si chiama il Vate, che si mette un anello e manda tutti a fanculo e tende a essere l'unico che capisce qualcosa di game design, no? Mentre io non capisco assolutamente nulla, nel momento in cui infilo l'anello, faccio lo Shazam, perlomeno mi lanto di capire qualcosa, che non è vero assolutamente. E poi me lo tolgo, ci sono ovviamente c'è una specie di redazione, una parte anche qua comunque di persone che sono alle mie spalle, che sono quelle che davvero sanno qualcosa. E poi ogni volta che ci sarà qualcosa da dire mi dirai se vuoi che risponda volgarmente e scurrilmente il Vate, oppure io in maniera civile anche un po' remissivo. Ha un grosso potere questo. Grazie mille. Hai la mano del potere. Non c'è? Ok, non era assolutamente pronta questa cosa. Come va Pablo Russo? Qui invece abbiamo Giulia Fossi. Prego. Ciao, come ha detto Claudia, io collaboro a Donne dagli Adatti e abbiamo fondato assieme, ho fondato anche il gruppo Sister of Evil, così, diciamo come spazio per al femminile, perché le persone giocano di ruolo, scrivono giochi o qualsiasi cosa. E in generale partecipo a tantissime cose, tra cui con lui abbiamo fatto anche una conferenza a Play sul, diciamo, il bleed, come gestire le emozioni nel proprio ruolo, e cerco di essere attiva nel cercare di diffondere quanto più possibile il gioco di ruolo in generale, perché secondo me è molto bello. Qui invece abbiamo Rubio Fred. È uguale. Io sono game designer e
giochi da tavolo a Porto Guizzo, in Torino, e mi occupo di divulgazione anche di giochi di ruolo, ma in realtà di giochi a 360 gradi, quindi da tavolo, videogiochi, virtual reality, giochi per giochi urbani. No, credo fortemente nella trasversalità del game design e non supporto le parole divertenti in versione. Quindi sarò qua per farla guardare. Iniziamo subito a fare ragazzi, giochi di ruolo è un hobby per divertirsi. No, scherzo, non è vero, ce ne parlerà meglio Fred più tardi. Allora, siamo qui per parlare di sicurezza nel mondo dei giochi di ruolo. Sicurezza non perché ci servano i bodyguard o i buttafuori per entrare al tavolo da gioco e giocare, anche se a volte qualcuno vorrebbe fare gatekeeping anche a quel livello, facendo anche questionari a quanto pare, per entrare a giocare ad un tavolo da gioco, ma siamo qui per parlare di come si possano e si debbano affrontare delle tematiche difficili al tavolo da gioco, che precauzioni si debbano prendere e in generale come ci si debba approcciare a queste tematiche. Ora, io ammetto che all'inizio avevo qualche dubbio sul portare questo argomento a gender play, perché mi sembrava relativamente poco vicino all'esperienza che gran parte dei giocatori e delle giocatrici di ruolo ha. Tuttavia, due settimane fa, su un noto gruppo di appassionati di giochi di ruolo, sostanzialmente è apparso involontariamente un post molto interessante. Un tizio anonimo ad una conferenza in Inghilterra aveva presentato al pubblico un gioco di ruolo facendo giocare un piccolo gruppo di persone e, senza dire niente a nessuno, ai suoi giocatori, ne ha fatti ruolare uno stupro di gruppo. E a questo punto sul gruppo. Tra l'altro gli ha fatto subire il loro personaggio. Esatto, esatto, mica loro che stupano gente, come succede tranquillamente su Warhammer Fantasy Roleplay, ma invece loro che lo subiscono, che mi sembra che sia tipo la trama di Goblin Slayer, un anime che negli ultimi tempi va abbastanza. Comunque sostanzialmente le reazioni sono state molto variegate e molti hanno difeso la scelta di questo giocatore, di questo master. Qui vorremmo parlare anche di questo esempio. Prenderemo questo esempio come punto iniziale per discutere successivamente la sicurezza. Principalmente perché c'è anche un tot di gente che ha detto no, va bene mettere queste tematiche e non dovremmo chiedere il permesso ai giocatori per parlarne. Inoltre, si suppone che i giocatori debbano essere sempre pronti ad affrontare seriamente qualsiasi tipo di tematica, sempre, tutti, altrimenti una giocata di ruolo. Non siamo particolarmente d'accordo su questo. Vorrei sapere, da parte dei nostri relatori, cosa hanno pensato di questa vicenda, cosa pensano di questa idea del fatto che il giocatore di ruolo, quando si siede al tavolo, deve fare o ciò che dice il master, oppure dovrebbe comunque essere pronto a vivere qualsiasi tipo di esperienza senza avviso o preavviso. Vogliamo partire dal di là. dalla parte più moderata. Io volevo stare calmo. No, allora, allora, cercherò di fare il moderato. Ha blastato un po' di gente su quelle. No, non blastate le persone. Allora, la vicenda, dal mio punto di vista, mi ha ricordato fortemente un'altra vicenda che forse in pochi ricorderanno, poi perché geograficamente più spostata verso il nord Europa. Ma due anni fa c'era un evento che forse quelli di voi lettori di fantascienza, se ce n'è, conoscete, che è la WorldCon 75, che è una convention mondiale fantascienza, letteratura principalmente. E aveva appunto la 75esima edizione, che viene anche un bel po', era a Helsinki. E visto che la scena del gioco di ruolo finlandese era particolarmente presente a livello nazionale, hanno portato anche loro una serie di giochi in programma. Il tema dell'edizione era l'alienazione, un tema che per
invece fantascienza è, diciamo, presente, trasversale a varie opere. E un gruppo di designer ha proprio un gioco di stampo ruota dal vivo, inizialmente di stampo nordico, poi nel dettaglio era un gioco fastball, sul tema dell'Alzheimer, con il filtro della metafora dell'alienazione. Ok? Gioverà assolutamente un gioco emotivamente pesante, delicato, ma su cui i designer fanno una ricerca approfondita sulla tematica. Il punto qual è? A livello di percezione dall'esterno, i giocatori, alcuni partecipanti alla convention, hanno detto: questo non è un tema su cui si possa parlare dei giochi, sono lamenti con l'organizzatore, che hanno rimosso dal programma l'evento. Ok? Per certi versi le due vicende sono simili, ma secondo me c'è una gigantesca differenza che mi porta a schierarmi dalla parte dei designer per la Worldcon e schierarmi dalla parte degli organizzatori nella UK Game Expo. Esatto. Nello specifico la differenza sostanziale è, per chi mi conosce, io sono uno che crede che si possano fare giochi su tutto. La discriminante è la ricerca e sviluppo che ci fai e come viene trattato il tema. Cioè, se il tema viene trattato come? Con tutto il rispetto dovuto, con meccaniche coerenti e tenendo i giocatori in sicurezza, che era quello che faceva il gioco sulla reazione nella Worldcon Expo, per me non c'è nessun problema a farlo. È chiaro che poi il problema di percezione è come lo comunichi, perché devi comunicarlo anche lì con le informazioni. In quel caso gli organizzatori non si devono considerare un gioco di ruolo dal vivo e quindi poteva venire percepito come il monopoli dell'Alzheimer, diciamo, che sembra una brutta bestia. Nell'UK Game Expo invece lo scopo del master in quel caso era proprio usare lo shocked factor, tant'è che per aggiungere alla questione dello stupro lui pensava che fosse anche estremamente ironico il fatto che i protagonisti fossero coperti di merda, per essere anche diretti, scusate sono incazzato questo. E per me da quel punto lì, cioè dal punto di vista lì, cioè non puoi permetterti da master di portare queste cose, devi avere delle responsabilità, cioè il master ha delle responsabilità, non puoi pensare di poter fare tutto quello che vuoi, hai dei giocatori che sono delle persone umane, scusate, basta. E questo è il dato moderato. Quindi, allora io la prima cosa che mi ha dato fastidio sulla questione è che diciamo che i giochi che porti a un evento e il modo in cui li porti devono tener conto di che tipo di evento è. Quello era un evento aperto a chiunque, con anche famiglie che partecipavano, e il semplice fatto che tu scrivi che il tuo evento è per maggiori di 18 anni non significa che poi puoi fare qualsiasi cosa e la gente sarà felice, perché se io tipo sono una persona che ha avuto problemi con cose relative allo stupro e tu mi scrivi solo che è un gioco per chi è maggiorenne, io sono maggiorenne, partecipo, poi magari mi ritrovo che sto a piangere a chiamare il mio psicologo perché tu ti è venuto in mente di tirare fuori questa genialata senza avvertire, ma non che mi devi raccontare cosa succederà nella giocata, cioè, che è una cosa che molti hanno detto, adesso tutti vogliono lo spoiler, vogliono sapere cosa succede, non c'è più la questione delle sorprese, no, cioè, tra il dire, guarda, potremmo toccare tematiche di questo tipo razzismo, ti dà fastidio, violenza sugli animali, ti dà fastidio, non è che mi devi dire, prenderemo e squarteremo un cagnolino, cioè, non è necessario quello, però avere un'idea di che cosa vado ad affrontare, perché se so che c'è qualcosa riferito al lutto e io ho avuto magari un parente che è morto da poco, magari forse non è il caso che partecipo, soprattutto a un evento che era tipo Play Modena, quindi cioè, ora tutto il rispetto del mondo, mai una giocata del genere a un Play Modena, a un evento del genere non la porterei mai, a meno che non mi voglio ritrovare con le denunce, cioè. Infatti tipo c'è stata la ragazza che si è lamentata più di tutti, che ha scritto su Twitter che aveva portato pure il fratello, come sarà anche più giovane di lei, quindi proprio ad assistere, nemmeno a partecipare, quindi proprio è stato un casino e ovviamente gli organizzatori sono resi conto che le limitazioni che loro mettevano sul genere di eventi e la richiesta di informazioni da dare al pubblico sui loro eventi non era abbastanza, perché poi quando si sono ritrovati con questo problema effettivamente non è che avessero molte linee guida su alcune cose, non è che imponevano che dovessi dire i temi che andavi a toccare. Infatti mi sa, hanno già detto che il prossimo anno cambieranno delle cose per non ripetere lo stesso errore, perché
sta un punto. Lui è stato bannato a vita da Game Expo, sì. Il master. Sì, ma non se l'è cercata, diciamo, dal mio punto di vista. Esatto, beh, anche comunque se gli organizzatori effettivamente magari speravano che il buon senso dei master entrasse in gioco. In realtà c'era di più del buon senso, perché la Fiera aveva sul suo sito una sezione dedicata espressamente alla sicurezza, in cui si informava il pubblico interessato a partecipare all'evento, che ogni partecipante dal lato staff della Fiera aveva seguito un corso online proprio sul comportamento adeguato da tenere come staff, su come gestire eventuali situazioni problematiche che sarebbero potute emergere durante l'evento, e che quindi c'era stata una formazione. Detto questo, dal punto di vista della Fiera, secondo me non c'è stata leggerezza né nel prevenire questa cosa che poi in realtà è successa, né nel gestire poi le conseguenze del fatto. L'utente è stato immediatamente sospeso da quello che stava facendo, cioè condurre un'altra sessione, è stato allontanato da ogni locale della Fiera ed è anche stato, come ha detto Davide, bannato non a vita ma a tempo indeterminato, quindi potrebbe anche rientrare, vediamo, dalla partecipazione futura a questa Fiera, che può sembrare un provvedimento rigido per qualcuno, eccessivo, ma secondo me necessario, perché era un primo caso per loro, un primo caso eclatante, un primo caso che ha avuto delle ripercussioni su almeno una persona di cui si sa, gli altri sono stati contattati in seguito ma non sappiamo cosa hanno detto allo staff della Fiera, però su una persona sicuramente delle ripercussioni molto negative. Sul tweet questa ragazza scrive: ho avuto la peggiore esperienza di gioco di ruolo della mia vita. Questo è importante, non solo perché poverina le ha distrutto un'esperienza di gioco, ma noi non possiamo sapere quanto in fondo quella scena l'abbia ferita o disturbata. Certo. Quindi quello che a me personalmente ha infastidito di come la community italiana e anche per quanto mi sono informata quella inglese ha reagito alla notizia è stato il minimizzare la colpa del master e l'aggredire anche in maniera molto dura l'organizzazione, che è stata tacciata di leggerezza, è stata tacciata di eccessiva severità e tutto è stato ridotto al solito, ma è solo un gioco, e qui si apre il capitolo che verrà sicuramente sviscerato nei prossimi minuti. Sì, esatto. C'è chi ha gridato alla censura, c'è chi ha gridato al politicamente corretto, ci tengo a precisare, viene tirato in ballo ovunque, da chiunque, senza il vero significato, che è questa parola, che è una cosa che mi fa incacciare molto. Ma non metterò l'anello del padre, passerò un po' da dentro. Ah, io adesso ok, non lo metto neanche io. Se vuoi dopo... No, allora ascolta, io sono un po' combattuto da questo punto di vista, onestamente, nel senso che di prima chita mi ha sembrato un po' un'idiozia, un modo di comportarsi di questa persona e tutto, però mi sembra che tutto rientri, di questo master, di questo facilitatore, però mi sembra che tutto rientri nel paradosso però della democrazia, nel senso che se nel paradosso del fatto che noi abbiamo gente che va per farsi votare sotto una bandiera di Forza Nuova, Casa Pound, cioè, allora... Se tu li tolleri, nel senso, se tu fai un mondo democratico, devi tollerare anche queste espressioni, però è quello che dico io. Io non c'entro nulla con me queste cose, mi fanno schifo e fanno vomitare anche se non ho l'anello. Però nonostante questo, capisco che la libertà di espressione di ognuno vada in qualche modo sancita, insomma vada in qualche modo, sia comunque giusto. Poi, la libertà di espressione deficiente all'interno della cosa è un'altra cosa. Bisogna solo capire il livello deficiente di questa persona, cioè non riesco a capire se lui era libero o no. Allora a questo punto è, torniamo a un discorso, uno del, questo sarà forse più interessante da sviluppare, che così mi faccio un'opinione che non ho. Uno è l'autorità che un facilitatore o un master ha, cioè quanta ne deve avere, perché noi molte volte nei gruppi di gioco tradizionale si dà per scontato un potere, visto che è un gruppo sociale, no? Che ha il potere massimo, ma non è mica vero che qui una convention ce l'ha il potere massimo, cioè va bene nel piccolo gruppuscolo di casa tua che molta gente abbia questa cosa, cioè a me non va bene, però diciamo va bene che molti lo facciano, ma poi nel mondo reale, chiamiamolo così, o comunque nel gruppo sociale subito che sta al di fuori della tua mini comunità, vale sta roba. E due, magari l'altro tema forse è quello del ruolo del gioco, più che gioco che ruolo, cioè il ruolo del gioco dove si dice sì ma è solo un gioco, evidentemente non ha non ha una credibilità sufficiente, non ha un ruolo sufficiente nella società per poter assurgere a medium, l'ho dovuto fare anch'io, cioè nel senso io fino a 3 anni fa mica lo chiamavo medium il gioco, ero
perché diciamo, ah, gioco, un gioco, e invece poi, no, cazzo, alla fine è un mezzo, poi qua si può sviluppare, possiamo approfondire il discorso della teoria della comunicazione, il mittente, altrimenti magari lo facciamo in un appendice. Quindi passo, scusate. D'accordo, grazie. Pietro, mi piango ferocemente di aver fatto partire da là perché non ho nulla di maggiore da aggiungere. però no, in realtà mi riaggancio semplicemente a cosa si diceva all'inizio sul contesto, perché io non penso, anche come ha aggiunto Claudia, che la fiera abbia avuto un comportamento sbagliato. Penso che delle buone intenzioni e delle regole ci fossero alla base, che è in realtà l'unica parte che a me da organizzatore di solito preme, ho il tic su che cosa faccio prima e come lo imposto e quali sono le cose che vado a svilupparle, e appunto poi il contesto, cioè nel senso, non voglio andare da un ragazzo di Lima, mi sembra la fiera giusta per parlare di un stupro. E il problema è che una parte di me vorrebbe rispondere con sì, c'è il buon senso, però io odio il buon senso non penso che esista. Quindi boh, ne sono rimasto fortunatamente molto immune alla risposta italiana in quel gruppo, perché fortunatamente ho imparato questa cosa: quando mi vedo postare qualcosa in quel gruppo lo silenzio, perché lo so che andando a fare i flame leggo gli articoli, mi interesso, poi dico ok, ora verranno blastati per 3 ore. Disculpa, come gruppo di ricerca posso dire che è interesse scientifico. Infatti, ho la notizia che mi dice, ma ho usato qualcosa di qua, figo, ora la vado a leggere. Quindi il primo commento, Cristo. No, ma in realtà questi commenti sono molto interessanti, soprattutto perché poco a poco stanno formando un meraviglioso corpus di hate speech nella community del gioco di ruolo. Sono super interessanti da analizzare dal punto di vista linguistico. Io incito la gente a scrivere commenti brutti. Comunque, insomma, ok, quindi siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che l'ambiente della fiera tendenzialmente cambia di molto ciò che ci si può o non ci si può permettere di portare come tematica del gioco di ruolo che si sta dipende dal target e dalla richiesta, esatto. Cioè, certo. Può fare anche una fiera in una cantina e trattare dei peggio temi, però è perché ho scritto al mondo, ciao, esatto. È una fiera in una cantina, forse ci prendiamo ammazzate davvero, venite a giocare con noi. Okay. Cioè, penso che il punto sia molto sui target, sì. Sul target è come ho esplicitato quali saranno i miei target e cosa andranno a affrontare. Esatto. E quando rimango nella zona grigia, però sono nella zona grigia. Una delle cose che è stata contestata all'organizzazione dell'UK Games Expo è stata proprio che tra i temi banditi o comportamenti proibiti da regolamento non figurasse in alcun modo la tematica a sfondo sessuale o di violenza a sfondo sessuale. Quindi qualcuno ha detto, ma se io non lo trovo scritto da nessuna parte, perché bandire il master che porta questo tipo di contenuto? Penso che prevedere a livello completo ogni tematica difficile, controversa, potenzialmente dannosa per le persone e espressamente inserirla in una lista per qualunque organizzazione, qualunque evento, a qualunque livello sia impossibile. Sì. Certo è che è vero che non solo dal lato dei giocatori o dei master c'è poca cultura a livello, parlo italiano perché quello che vedo, europeo per inserire anche il discorso UK, poi magari per finire qualcosa magari della scena scandinava, però in Italia e in Europa c'è ancora poca cultura su tematiche basilari, argomenti basilari come il consenso o altre cose che vengono date per scontate nella vita quotidiana e quindi automaticamente nel gioco. Non ci dimentichiamo che come ogni gruppo sociale, quello di un gruppo di giocatori e giocatrici di ruolo, mima le relazioni e le meccaniche sociali della vita di ogni giorno, poi le va ad ampliare con
l'ambientazione fantasy, del linguaggio specifico, quello che volete. Alla fine riportiamo al tavolo di gioco quello che noi abbiamo come bagaglio culturale, e c'è troppa poca cultura di quali sono effettivamente i tasti che possono triggerare, comunque scatenare una reazione negativa in una persona. Per qualcuno la tematica sessuale, anche di violenza, è uno scherzo goliardico, è qualcosa su cui si possa ridere, è un qualcosa magari per eccitare sessualmente, per un'altra persona è qualcosa di orribile, qualcosa che magari riconduce a un vissuto personale o anche no. Tutto sta nella sensibilità non solo della singola persona, ma della cultura che è intorno. Quindi anche di questo sicuramente c'è bisogno, in Italia sicuramente, visto anche dai commenti che sono stati fatti. E il discorso del consenso è uno di quelli che mi ha lasciato personalmente più basita. Cioè il concetto di consenso in Italia non esiste. Cioè il consenso per le persone è: vado in banca, faccio un conto, firmo il foglio del consenso, quello è il consenso al trattamento dei miei dati personali, per esempio. Ma il consenso dovrebbe essere applicato a qualunque contatto con altri esseri umani che il minimo rischio di danneggiare anche a livello superficiale, non solo fisicamente ma anche emotivamente, la persona che abbiamo di fronte. Certo. Non mi dilungo perché sarebbe un tema da veramente. Ma in realtà è interessante pensarci, perché se in una fiera possiamo, si può avere, per quanto incompleta, per quanto comunque non universale, ma comunque una lista di argomenti che magari la fiera non vuole trattare, oppure la lista di argomenti che verranno trattati, invece al tavolo da gioco, quello quotidiano, quello che sperimentiamo tutti quanti nelle nostre casette o nei nostri circoli, sappiamo che ci sono dei modi e delle tecniche con cui cercare di tirar fuori argomenti che i giocatori e le giocatrici non vogliono trattare o non si sentono pronti di trattare. Quindi parliamo un pochino di questi metodi e ridò la parola a Lucia. Stiamo parlando del meccanico? A livello meccanico, a livello umano, a livello anche di esperienza tua. Ok, a livello di esperienza mia, secondo me uno dei necessari, prima ancora di parlare di meccaniche di gioco, è sicuramente il contratto sociale, se chiamiamolo così, al tavolo, cioè sto giocando con delle persone che sono i miei amici o no, cioè bisogna insomma parlare di che cosa vogliamo portare in gioco. Questo non vuol dire, collegandomi prima alla discussione sullo spoiler, che dobbiamo scrivere passo passo cosa succederà nella storia, ok? Però banalmente parlare di che cosa vogliamo mettere in gioco, secondo me il gioco per me è necessario, ed essere un gioco anche non necessariamente che porta alla tematica del caso, cioè chi ha presente qua Fiasco, avete giocato, no? Fiasco è un gioco che potenzialmente parla anche di film, se vogliamo, azione, tragicommedia, possiamo dire, tipo i film di Stellicone, cioè sai che andrà tutto in merda, falliranno, non è detto che sia toccato tematiche delicate. Nonostante questo, parlare con i giocatori prima di che cosa vogliamo mettere in gioco, cosa ci piacerebbe vedere, cosa non ci piacerebbe vedere, cioè ma migliora la giocata, ma di tantissimo. Poi, chiaro che alcuni giochi che trattano tematiche delicate hanno bisogno di meccaniche specifiche per trattare i singoli temi, quindi esempi ce ne sarebbero tantissimi. Tendenzialmente i due binari che si prendono nel game design sono o meccaniche che sono trasversali e indipendenti dal gioco, come la X-Card per chi la conosce, o per il gioco dal vivo la Scandinavia usa Cut & Break. Chi non conosce Cut & Break? Posso spendere due parole per magari. Chi non conosce la X-Card intanto? Ecco, esatto. Ok. No, scusate, io ammetto che faccio a volte degli errori di andare per secondo che. Però è colpa mia. Posso prendere? La X-Card è una cosa così, cioè una carta con una X sopra, ok? Un foglio di carta. Un foglio di carta. Non è necessario avere questa carta, basta prendere un foglio e farci una X sopra. È una meccanica tendenzialmente, diciamo, usata di sicurezza di livello base, che funziona in questo modo. Se durante il gioco un giocatore non si sente diciamo a suo agio con delle tematiche o con qualcosa che sta succedendo in gioco, tocca fisicamente la X-Card e sta segnalando agli altri giocatori di semplicemente cambiare direzione, cioè cambiare argomento, magari far chiudere la scena con un ellissi temporale, per non entrare nei dettagli, ok? È un modo di questa cosa mi dà fastidio, non trattiamo in questo momento, facciamo un ellissi o cambiamo direzione o abbassiamo il tono, ok? Non è secondo me la miglior meccanica di sicurezza, anche perché la sua trasversalità e la sua possibilità di essere usata in qualunque gioco la rende non specifica. Quindi semplicemente non è detto che funzioni bene con tutti i giochi. Viceversa ho esempi estremamente specifici, giusto per farvi
di andarmi un po' agli estremi di questo slider, un esempio specifico che secondo me è un ottimo meccanismo di sicurezza è stato usato da Eric Fatland nel gioco di ruolo dal vivo chiamato Mikkeller Skjellar, che è un gioco norvegese. È un gioco a tema tendenzialmente mafia, in cui in questa specie di pub, cantina, si radunavano diverse famiglie mafiose. E una meccanica di sicurezza che è stata usata era Mario. Cioè, quando c'è qualcosa che il tuo personaggio ti veniva richiesto di fare, ma tu non volevi farlo, ti puoi c'è da eliminare Johnny. Magari io non lo voglio di eliminare Johnny, magari mi chiedono di impiccarlo, di fargli waterboarding, e noi non ho voglia di fare questa cosa. La meccanica di sicurezza che il gioco usava era: ci pensa Mario, lo facciamo fare a Mario. Mario non era nessuno, era un personaggio non presente, ok? Era proprio il novellino della famiglia, il ragazzetto che veniva usato come meccanismo di sicurezza. Cioè, non vuoi fare qualcosa? Lo faccio fare a Mario, ok? E questa era tematizzata, cioè il gioco era a tema, la meccanica di sicurezza era diegetica nel gioco, cioè non devi uscire dal gioco per utilizzarla come la X-Card, che se vogliamo ti rompe anche il coinvolgimento narrativo. Cioè, io sto male, sono dentro la storia, coinvolto nella narrazione, c'è una meccanica che mi dà fastidio a me e vado in bleed out, uso la meccanica per farlo. Con Mario non devo uscire dal gioco, posso dire ci pensa Mario, lo fa Mario. È chiaro che la meccanica di Mario funziona in quel gioco e magari in pochi altri giochi sulla mafia che potete voler giocare. Però ci sono meccaniche di sicurezza che possono essere diegetiche. Scusate, ci ho dilungato troppo. Tranquillo. Invece Giulia, te che studi anche abbastanza a fondo in bleed, Cosa ci vuoi dire di meccaniche di sicurezza che possono anche subentrare quando il bleed diventa troppo marcato? E che cos'è il bleed intanto? Sempre, quanti di voi non sanno cos'è il bleed? Io lo so mezzo, sono stato un po' per allora, anch'io. Dico due parole giusto per contestualizzare il bleed, perché altrimenti qui abbiamo un'intera conferenza di un'ora sulla questione che potrete vedere. Il bleed è quando, ve lo spiego con un esempio, quando tu stai giocando un personaggio e improvvisamente inizi a fargli fare azioni che non sono azioni che tu pensi di voler fare, cioè non è che le fai perché magari dici ho quel bonus o quel vantaggio, le fai perché dici ha senso che il mio personaggio le faccia. Quando inizi a, diciamo, a sentire tristezza perché sta succedendo qualcosa di brutto al tuo personaggio, quando ti senti felice perché è successo qualcosa di bello al tuo personaggio, quello ad esempio è bleed. Quando le emozioni del personaggio iniziano a, e le tue iniziano a fondersi e a mescolarsi, e può essere buono come brutto, esattamente come quando guardi un film drammatico e inizi a piangere. Fammi finire il discorso, poi dopo in casa giochiamo. Fondamentalmente, quando succede questo, puoi prevederlo, puoi anche non prevederlo. Nel senso, il bleed ti può arrivare per qualcosa che tu magari in quel momento non stavi nemmeno pensando, ma succede che qualcuno magari ti dice quella parola lì che ti sblocca magari un qualche ricordo e inizi a star male. E quello non è necessariamente prevedibile, nel senso che io posso dire mi dà fastidio la violenza sugli animali, te lo dico all'inizio, tutti lo sanno, la gente cerca di non metterlo come argomento. Ma se durante la giocata può venire fuori qualcosa che io tipo non pensavo che mi desse fastidio, inizio a starci male e devo avere il modo di poterlo comunicare, perché non sempre è facile che, diciamo, interrompere il gioco quando due persone magari stanno facendo una scena e tu vuoi subentrare per fermarli, perché non vuoi rovinare l'esperienza degli altri, non vuoi dare fastidio, dici vabbè non è poi così grave, me lo tengo. Poi magari te lo tieni e le cose non è che sono migliorate. Quindi quando un gioco ha il modo di farti interrompere la situazione senza, diciamo, farti odiare gli altri giocatori, è sempre una cosa buona. Allo stesso tempo però, se tu parti che non hai paura di rovinare il gioco agli altri, perché si è tutti d'accordo che quando uno di voi non sta bene lo dice, tutti si fermano e per nessuno è un problema, è ovvio che lì parti
da un'altra parte, cioè va molto meglio. La X-Card non è perfetta, ma la X-Card ad esempio è nata per un contesto da fiera, da convention, quando tu ti trovi a giocare con gente che non sai chi possono essere, non hai più pallida idea di chi ti trovi al tavolo, non è detto che loro sappiano qualcosa del gioco che giocherete, per cui è stata creata sta meccanica che bene o male cerca di tamponare le situazioni problematiche. Non è perfetta perché? Perché nel momento in cui io tocco l'X-Card il problema è già arrivato, cioè io sto già male quando io lo vado a toccare, a me sta già dando fastidio quando io lo vado a toccare, quindi per certi giochi non va bene, per certi contesti non va bene, specialmente se poi il gioco invece tratta proprio tematiche pesanti, è ovvio che la X-Card non la puoi usare, perché altrimenti cosa stiamo giocando a fare? Deve avere il gioco delle delle meccaniche fatte appositamente per quello, come Stefano Turchi, che è già stato al Gender Play l'anno scorso, per il suo gioco Stonewall ha previsto diverse meccaniche che permettano di interrompere la scena, di mandarla avanti veloce, di sfumarla, in base a quello che uno dice si sa che si può mandare avanti il gioco in una maniera diversa rispetto a un'altra. Sì. A me è successo un episodio, ad esempio, che durante una giocata di Cuori di Mostro, dove stavamo facendo il playtest di quella che poi è diventata la Galatea, la pelle della Galatea, quando ancora era agli inizi, e siccome la pelle della Galatea parla di abuso sui minori, perché a noi italiani ci piacciono le cose leggere, l'idea è che comunque quando tu vai a scegliere all'inizio della creazione la persona che abusa di te, del tuo personaggio, tendenzialmente è una persona vicina. Perché bene o male chi conosce un po' queste situazioni lo sa che quando ci sono queste cose qui e soprattutto sono perpetrate lungo un arco di tempo, tendenzialmente è sempre qualcuno che è vicino alla vittima. In quel caso era la zia del mio personaggio e lei viveva con lei. Quando c'è stato il momento in cui c'è stata una scena dove si sarebbe visto l'abuso, il master era mio ragazzo Simone, si è fermata la scena quando lui ha descritto mia zia che entrava nel mio letto. Non c'era bisogno di andare oltre, sapevamo benissimo cosa sarebbe successo, è stata pesante in una maniera indicibile, molto più che se fosse stata descritta, perché a quel punto rischi pure che diventi ridicola. Mentre invece a volte fermarsi prima è anche una scelta stilistica a livello di gioco migliore. Per cui quando anche questa cosa dello stupro di gruppo a me mi ha lasciato anche un certo imbarazzo, perché l'ho trovata anche abbastanza grottesca, quindi così. Se posso subentrare, appunto, nello specifico io, cioè so che molti portano vari giochi, io poi porterò Buzz and Road, che è appunto un gioco che da quelli abusi minori lì, e usa una delle meccaniche di sicurezza che utilizza è il fatto che i giocatori non possono mai parlare o descrivere la situazione d'abuso, e il gioco in realtà si svolge in scene tra le situazioni d'abuso. Questa meccanica non è l'unica che il gioco utilizza, ma appunto è la forza di quello che Giulia ha appena detto, cioè il fatto che è un gioco estremamente uncanny, non so come parliamo, cioè, disturbante forse, uncanny, sì. È proprio fastidioso, sì, se vogliamo, esatto. A maggior ragione per il fatto che i giocatori sanno che queste scene avvengono, ma il gioco non le tratta. Poi vorrei sottolineare un'ultima cosa sul bleed. Il bleed non è detto che sia abbastanza negativo, cioè così come potete andare magari in situazioni personali negative, potete magari essere anche felici per un successo del vostro personaggio. Cioè il bleed come concetto non è solo legato alla tragedia. No, sì, per fortuna almeno. Elios, invece, dalla tua esperienza e dal fatto che hai anche prodotto alcuni giochi, cosa ci racconti anche dalla tua esperienza? Che situazioni hai affrontato? Ma guarda, abbiamo messo questa cosa che abbiamo chiamato Production Code, era per contestualizzarla al gioco, si chiama B-Movie, quindi a questo
film di serie B, diciamo, un pretesto per ragionare sotto forma di scene, perché non è facile per tanti giocatori ragionare a scene, perché l'abitudine è giocare con un master intrattenitore che fa il suo show per alcune ore, tu lo guardi e gli dai l'autorità su tutto quello che deve fare il tuo personaggio fittizio. E allora invece no, visto che questo gioco non è così, dove ognuno ha un'autorità al tavolo spalmata, abbiamo detto, e visto che volevamo presentarlo alla fiera, abbiamo detto, cioè abbiamo stupito, io non pensavo che le persone fossero sensibili, a me non mi ha dato niente fastidio al tavolo, poi mi ha detto guarda che sono persone da fastidio. Vabbè, allora dai, vediamo cosa è stato fatto nel mondo per riuscire a salvare le persone. E allora ho scoperto pochi anni fa che esisteva la X-Card e l'abbiamo in qualche modo trasformata o contestualizzata, diciamo, all'interno del gioco. Personalmente, personalmente non l'ho mai usata. Ne faccio un uso in un altro gioco per avere una coerenza, cioè viene usata, l'ho vista usare per esempio qua, tu l'hai usata, cioè, per avere coerenza all'interno di fare nel 1451, dove a un certo punto quando la fiction va fuori e dici no, non è più coerente con quello che dobbiamo raccontare, c'è un sistema per dire no, torna qui, non raccontare delle cose che sono al di fuori, però vabbè, è un uso ribaltato praticamente. Detto questo, per esperienza personale io usato, pur avendo giocato sia con gruppi di persone amiche sia con tantissima gente sconosciuta per presentare il gioco, comunque personalmente non è mai capitato, però è un'esperienza così. Io prego. Quindi intervengo di nuovo perché sottolineo una cosa che secondo me è utile. Anche se una meccanica non viene utilizzata, certo, il fatto che sia presente nel gioco contribuisce a creare un clima comunque di sicurezza per i giocatori che è estremamente importante. Assolutamente. Cioè, tanto che molti dei giochi di ruolo da più nordici usano cut e break come meccaniche di sicurezza. Cut è una parola chiave per fermare il gioco e break è una parola chiave per abbassare i toni. E anche se non vengono usate praticamente mai, il solo fatto di avere a disposizione se ti servono rende i giocatori molto più confortevoli nelle situazioni. Hai post spoilerato, pensa che lo faccio. Si è riuscito a spoilerare, vero, prima, però un anno dopo, incredibile. Cioè, una conclusione già nel prete l'anno scorso, di Burchi era, ma solo averlo al tavolo effettivamente è già sufficiente. Tu non lo sapevi, però arriviamo. Ma Stefano è una grande persona. Arriviamo al deterrente, capito? Utilizzata, esatto. Non perché la usi, ma perché è un deterrente. Contribuisce all'idea di safe space, che come ti passo la parola anche a Claudia, mi accorgo che è un concetto difficilissimo da capire per molti, cioè. Anche se te non serve, come fai a non capire qualcuno serve a cazzo? Potrebbe servire. No, io ce l'ho saltato. Capito. Il concetto di sicurezza nel gioco in realtà va trattato a due livelli, perché c'è la sicurezza di cui abbiamo parlato maggiormente finora, che è la sicurezza all'interno del gioco, quello che dal gioco può uscire nel mondo vero e colpire i giocatori e giocatrici. Ma il passo precedente è la sicurezza della persona che entra in uno spazio ludico e sa che giocherà con persone che non conosce. Quindi cominciamo a parlare anche di questo. Noi, io e Pietro, abbiamo cominciato un discorso sul safe space, quindi sullo spazio sicuro letteralmente, proprio per cominciare a ragionare gli spazi ludici in Italia, che siano biblioteche, che siano fiere, che siano altri luoghi fisici contemporanei come degli eventi, hanno, prevedono delle meccaniche di sicurezza al tavolo o dei sistemi per far sentire ben voluti e ben volute giocatrici e giocatori nella loro integrità di persone diverse, siamo tutti diversi, ci sono delle minoranze, queste minoranze si sentono ben accolte in questo evento, in questo spazio. La città Modena ha fatto una cosa bellissima, quest'anno hanno realizzato delle targhette adesive da distribuire a chiunque con la possibilità di scrivere il proprio nome, io mi chiamo, e il genere di preferenza che le persone che si interfacciano con chi mette la targhetta possono, cioè dovrebbero, usare per rispettare l'identità di genere della persona. Questo è, penso, il primo caso in Italia. Io personalmente non avevo mai visto un'attenzione del genere a un evento aperto al pubblico. Sono piccole cose, per la maggioranza inutili, perché chi non ha mai riflettuto sul tema, perché magari è cisgender, cioè si riconosce nel genere che è stato assegnato alla nascita, non si pone neanche il problema. Vede la targhetta, magari ne prende una per scriverci, il mio genere è orso, il mio genere è sint, il mio genere è bionda. Ma sì, la persona che invece, ne abbiamo visti tanti a Modena usati in questo modo, e nessuno sta giudicando nessuno, no, stiamo solo mettendo
mettendo l'accento sul fatto che c'è bisogno di aumentare la consapevolezza sui bisogni delle persone con cui ci interfacciamo. Faccio un piccolo aneddoto personale: abbiamo fatto un evento a Treviso con Queerbox, è un progetto ludico aperto a tutti e tutte, ma con un particolare focus sulle tematiche queer. Abbiamo organizzato questo evento in una ludoteca che all'inizio ha fatto molta resistenza a proporre un evento del genere, perché ha detto: ma perché non venite, non giocate e basta? Perché non vi miscelate agli enti del locale? Perché mettete una bandierina al cobaleno per dire ci siamo noi? Ho provato a spiegargliela, ma il modo migliore per spiegargliela è stato fargli vedere il beneficio di quella cosa nella pratica. C'è stato un giocatore che veniva lì da secoli, che noi non conoscevamo perché era una volta che facevamo un evento, che quando ha visto la bandierina è venuta questa persona da me e mi ha detto, mi ha portato fuori, mi ha detto: io appaio un uomo ma mi sento donna, ed è la prima volta che al tavolo di gioco mi sono sentita libera di chiedere alla persona che avevo davanti: parlami al femminile per favore. Non l'aveva mai fatto in quella biblioteca, non si sarebbe mai sentita libera di farlo. L'ha fatto perché c'era una bandierina al cobaleno, quindi la semplice visibilità, il semplice simbolo, la semplice parola detta nel modo giusto, al momento giusto, rende quello spazio più sicuro. E qui il lavoro poi andrebbe su tanti livelli, ci proveremo col progetto Spazio Sicuro, appunto con Pietro stiamo portando avanti, magari lascio la parola su questo. Sì, ma... cioè è un progetto che volevamo fare in pochi mesi. Creare spazi sicuri, in realtà vi avevo anche intervistato un po' di mesi fa insieme a Giulia, ad esempio. Quindi... sì, cioè nel senso, rimango sugli spazi sicuri e non sulle meccaniche, perché non ne ho la capacità, la facoltà, non sono un designer. E in realtà non ho risposta neanche sugli spazi sicuri, cioè nel senso... vuoi andarlo per sentirti più? Cioè, no, anzi ho bisogno di rimanere tranquillo, sennò poi inizio semplicemente a dire cose sul sessismo, come le ultime volte. E... penso che se avessimo una risposta su come si crea uno spazio sicuro, io e Claudia non passeremo i prossimi 8 anni a finire quel documento che ha iniziato e voleva essere entro Lucca, perché fatico anche a pensare a delle regole generali che possono valere a qualsiasi posto per uno spazio sicuro, è per definirsi uno spazio sicuro, e non sono neanche sicuro di cosa voglia dire definire uno spazio sicuro. La gente è uno spazio sicuro? La gente è un posto che ci prova, nel senso che... Piuttosto che niente, vero, però nel senso è stato il nostro primo pallino, doveva essere uno spazio visibile, essere uno spazio sicuro. Visibile è stato abbastanza riuscito e fatto, il pugno nell'occhio lo si vede sempre, ben rosa lì. Sono bellissimi. Bellissimi. E, sicuro abbiamo iniziato a mettere un tassello alla volta, che abbiamo anche affinato in base a cosa ci succedeva negli anni. Diciamo che i 3 principi su cui ho cercato di lavorare maggiormente sono stati di inclusione, non esclusione e riconoscibilità. Cioè, la prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere all'ingresso delle immagini con le nostre facce, con scritto: non sai che cazzo fare, chiedi a queste persone, che erano i nostri volontari e volontarie, che sono formati e formate per saper rispondere al chi siamo, cosa facciamo, dove puoi giocare, come puoi giocare, ti spiego un gioco, ti aiuto a metterti a un tavolo. E questo poi rientrava nella nostra idea di inclusione, cioè di fare in modo che tutti e tutte in qualsiasi momento potessero entrare e sentirsi rappresentate, e dall'altro lato di non esclusione, perché ci sembrava molto importante, una volta che riesci a entrare nel gruppo, non rimanerne ai margini, che sono 2 concetti secondo me molto diversi tra loro, nonostante la parola sia la stessa praticamente. È vero. E penso che tutto questo non sia possibile se non c'è una visibilità degli intenti e dei valori, che è forse la parte più difficile in qualcosa. Se penso anche soltanto a Lobbies, che se qualcuno non lo sapesse è il gioco di carte che la Gilda ha prodotto nell'ultimo anno,
quando a un certo punto ci siamo detti ma come cazzo lo comunichiamo in un giochino di carte che l'abbiamo fatto senza fine di lucro, non for the lol, ma perché volevamo creare un esempio di rappresentanza anche nel mondo dei giochi, abbiamo dovuto mettere un libretto a parte. Abbiamo detto ci prendo i soldi in più del Kickstarter, gli metto questo foglietto e ci scrivo ok, la gilda è questo, questo gioco è questo. Vedi un sacco di gente perché ho passato 18 mesi a bestemmiare su quante cose potevo rappresentare con dei disegni e probabilmente ho escluso qualcuno. Ci dispiace, work in progress. E nonostante quando poi ci rifletto a mente lucida dico minchia però sono tante cose da tenere insieme, penso che non siano ancora neanche la metà di quelle che possano essere necessarie per un completo spazio sicuro. Se sapessi l'altra metà da cosa è formata, ci avrei scritto un libro. Assolutamente, hai ragione. Io aggiungo giusto una piccola nota personale. Mi ricordo del fatto che quando era saltato fuori appunto il tema di questo master che aveva introdotto uno stupro di gruppo, molte persone avevano commentato dicendo ma allora volete bandire le tematiche pesanti, significa che non avete mai giocato a vampiri. Ebbene, io quest'anno ho intervistato Jason Carl, che è uno degli scrittori storici di vampiri, scrittore anche della quinta edizione. Jason Carl è stato una delle persone che ha introdotto la X-Card e la dichiarazione di intenti in vampiri, ossia una dichiarazione in cui sostanzialmente si, il gruppo prima di iniziare, il padre prima di iniziare, si mette d'accordo sulle tematiche che si vuole o che non si vuole, che si vogliono trattare, perché vampiri tende a portare avanti la tematica della sessualità, la tematica dell'abuso, eccetera, eccetera. Di conseguenza, certo, bisogna essere chiari fin da subito, ma in caso comunque si volesse esplorare con una corda di sicurezza si può utilizzare la X-Card. Jason Carl l'aveva definita appunto una fune di sicurezza con la quale i giocatori si sentono più sicuri ad esplorare tematiche pesanti, e l'ha anche visto usare un paio di volte in alcune sessioni che non c'ha particolare, che però non ha specificato quali fossero. Di conseguenza trovo anche abbastanza interessante e ironico che il gioco di ruolo portato come quello in cui bisogna per forza essere persone forti, disposte ad esplorare le tematiche più profonde, perverse e terrificanti, invece sia un gioco che propone l'X-Card, perché il mondo cambia. E va bene per molti versi. Ora vorrei un attimo dare la parola al pubblico, perché noi abbiamo portato un po' di esperienze, ma sapendo che già una persona ha utilizzato l'X-Card, sebbene in maniera non particolarmente canonica. Però, a parte l'X-Card, qualcun altro di voi ha avuto altre meccaniche di sicurezza nei giochi che non fossero l'X-Card? Che esperienze avete avuto? Avete avuto delle esperienze in cui invece le avreste voluto utilizzare ma non avete avuto modo di utilizzarle? Ci racconti lei. A me è successo che preventivamente sia stato contattato dai miei giocatori in privato, dopo alcune sessioni di gioco, mi hanno fatto un elenco delle cose che non avrebbero voluto vedere in gioco. E questo l'ho trovato positivo, perché anche se devo fare tipo al momento della sessione zero, dove chiedere ai giocatori cosa vi sta bene e cosa non vi sta bene vedere, effettivamente. Sì, esatto. La sessione zero, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente anche in pre-sessione, oppure l'incontro preliminare in cui si creano i personaggi, si decidono in generale il setting, le tematiche del gioco che verranno trattate e quelle che non verranno trattate, che genere di tono si vuol dare al gioco, più o meno scanzonato, più o meno serio, ed è importante mettersi d'accordo prima e capire dopo, e poi giocare in maniera più tranquilla. Ne hanno parlato anche ad esempio alla Lucanda del Drago Rosso in un paio di podcast fa, anzi quello della scorsa settimana ad esempio, e secondo me è uno strumento molto buono. Altre esperienze invece? Prego. C'è stato proprio l'ultimo play di Modern Play che ho avuto un tavolo dove sono una persona che conoscevo e sapevo che ho avuto alcune esperienze
complicate, il gioco, guarda caso, è andato proprio nella direzione di quelle esperienze e li stavo usando l'Xcard, ovviamente sono in fiera. Io sapevo che la tematica era un po' complessa per quella persona, quindi a un certo punto vedevo la direzione in cui andava, sono passato un altro argomento e la cosa si chiusa lì. Dopo sono andato a parlare con questa persona e infatti mi ha confermato che cioè se la scena fosse andata avanti io avrei usato l'Xcard. E in quel momento ho pensato, sì, io in quel momento sapevo qual era la situazione, quindi ho deciso io di gestire il tavolo in un certo modo. Se non avessi conosciuto la persona, sarebbe stato un guaio senza lo strumento di sicurezza al tavolo. Quindi lì è stata fortuna, che non è servito, come dire, però è stato un caso. Però sì, comunque, averla fa sempre comodo. Sì, diciamo che è stato proprio... Sì, esatto, ero lì per usarla e non è stato necessario, per fortuna, però, insomma, è stato per una casualità che non è stato necessario. Così. Chi altro? Se mancano tutte le domande, posso fare anche una domanda? Certo. Perché, cioè, quello che ha appena detto Mattia, unito a piccolo coming out, cioè io non ho mai giocato sicuro nei giochi di ruolo. Perché io ho sempre avuto la mia bolla di giocatori con cui sono cresciuto e che ho implementato un pochino alla volta e quindi giochiamo a Changeling con le fatine che si divorano, aboliscono la democrazia e fanno cose meravigliose e giochiamo nel bleed più completo e perso in cui non ne riemergiamo da penso 10 anni. Unito a quello che mi ha detto Mattia, la mia testa si è chiesta: ma il gatekeeping è una forma di sicurezza? Domanda pesante. Molto provocatoria. prima di dare la parola ai moderatori. Aspetta, aggiungo anche, avevo un'idea nella mia testa, ho cercato un modo di metterla più fastidioso possibile. Ma fatto bene secondo me. Abbiamo trovato un'altra persona che rompe le discussioni. Quindi, prima di dare la parola ai giocatori volevo sapere, riguardo ciò che ha detto Pietro adesso, avete qualche commento? Non avvicinate Pietro. Non so, che mi sembrava... Prego. Non dico una cosa, volevo capire, probabilmente no, ma quanto intendi gatekeeping il fatto di semplicemente esplicitare forte quello che andrò a giocare? Me lo stanno facendo anche dentro. Cioè, sto dicendo quello che ti sto dicendo se non lo vuoi giocare o non giocare. Io non lo chiamo gatekeeping. Io una cosa che mi ha fatto rimettere questa domanda come forma di gatekeeping, forse confermi o no, stavi riferendo, quando è emerso non solo questo caso della UK Games Expo, ma un caso precedente italiano di una master donna, Francesca, che ci aveva scritto raccontandoci la sua esperienza al tavolo con giocatori storici, a cui aveva proposto contenuti molto impegnativi a livello emotivo e una parte della community l'aveva linciata per questa sua leggerezza. Tra i commenti che emersero quella volta, chi difendeva la master, ce ne furono diversi di questo tono, parafraso in uno soltanto, ma è una somma di vari commenti molto simili, che mi colpirono moltissimo. La frase era più o meno a grandi linee: se la persona non è in grado di gestire questo tema in un gioco di ruolo, la persona non è adatta a giocare di ruolo. Questa è una forma di gatekeeping preventiva, perché non si stava riferendo a qualcuno specifico. Ha creato una macro categoria di persone, cioè persone a tutto il tema di scopa, e ha decretato che quelle persone non devono giocare di ruolo. Un commento addirittura diceva: ma non solo al gioco di ruolo, a nessun gioco da tavolo e nemmeno a bocce. Quindi estremamente si portava all'estremo le bocce. E secondo me è una cosa atroce da dire, perché il gioco, ok, non sarà sempre divertente, ma sicuramente è uno strumento che ha potenzialmente sì e tutte. Basta avere gli strumenti per saperlo fare. Questo è. Io sento di qua che c'è un Jeffred che io vorrei dire che ho avuto 2 anni di bocce con campionati e quindi mi sono fatto tutto bene. E non potevi giocarci, mi dispiace. Ero io e altri secchietti. Non eri pronto a motivare. Cioè, il tema è super interessante perché è talmente sfumata la questione che possiamo parlare per tipo 20 ore di questa cosa. Perché appunto la domanda è: perché stai facendo gatekeeping e quali sono gli scopi? E
Chi è che qui ha presente il tema, il concetto del casting nel gioco di ruolo? Pensate sull'app, stavolta. Ok, nella scena del gioco, nella scena del gioco di ruolo dal vivo, c'è un l'app, c'è un concetto chiamato casting che alcuni organizzatori applicano. Tendenzialmente abbiamo dei personaggi, un gruppo di personaggi, dei giocatori. Non sono i giocatori che decidono chi giocare, cioè decidiamo noi, in parte, limitando magari la scelta, chi giocare. La cosa più comune magari è la questione di genere, c'è un personaggio femminile, voglio che lo giochi un giocatore femminile. Ok, il casting per molti, nella comunità nordica se ne parla ormai da anni e non c'è una agreement su questa cosa, scusate, sto dimenticando le parole, per molti è gatekeeping, perché la domanda è perché sei un personaggio femminile e io mi posso in pronome maschili, non posso giocare. Questa è la mia aura, scusate. mi viene in mente un caso specifico però in cui il casting, o se vogliamo il tipping per certi versi, ha senso. Ci sono due giochi che sono considerati giochi gemelli per le tematiche, anche se vanno in direzioni diverse. Uno è il gioco danese Bloodprice e uno è il gioco svedese Sigrid's Daughter. Entrambi hanno a che fare col patriarcato, le strutture diciamo piramidali di potere. In Bloodprice il setting è siamo in un villaggio dell'Ottocento in Danimarca rurale e spingiamo lo slider del patriarcato al massimo, quindi è normale che i mariti picchino le mogli, è normale che le mogli non possano uscire di casa, ok? È una roba di distopia più totale. Sigrid's Daughter invece spinge questa cosa ribaltandola, invertendo i poteri sociali, quindi in cui le donne hanno un potere totale nella stanza e gli uomini sono tendenzialmente relegati a entità secondarie. E c'era un panel bellissimo alla conferenza dell'OpenUtmund, per chi la conosce, dell'anno scorso, chiamato Feminist Experience in LARP, in Nordic LARP. Era un panel di designer di questi due giochi e di giocatori che hanno giocato questi due giochi. Scusate, sono andati di riassumi. La premessa qual è? Entrambi i giochi avevano un casting ferocissimo, cioè, viste le tematiche, doveva essere chiaro l'intento per i giocatori che il gioco non era un gioco ironico, cioè non andavi lì per oh che figo posso sfogarmi nel patriarcato, cioè erano giochi emotivamente pesantissimi che dovevano essere affrontati con una sicurezza per i giocatori intanto gigantesca, ma anche con un livello di consapevolezza di un certo tipo, ok? Quindi quello che hanno fatto loro è hanno avuto una lista di diciamo persone che volevano giocare e i designer hanno scelto quali persone potevano giocare a questo gioco e quali persone non potevano giocare a questo gioco. Scelta veloce, possiamo parlare per ore se questa scelta ha senso o no. Fatto sta che nelle due giocate che hanno fatto sono state splendidamente, i partecipanti non sono mai sentiti così al sicuro, nonostante le meccaniche tremende e report di addirittura acquisizione di consapevolezza nei giochi di ruolo che per me fuori dal comune. Se posso citare Oliver Nogleberg, che è un designer di Bloodprice, appunto, che è andato a giocare a Sigrid's Daughter, che è quello con i ruoli di poteri sociali diciamo invertiti, lui diceva che nel suo ruolo lui giocava un personaggio maschile. Quando entrava in una stanza, automaticamente scansionava l'ambiente con gli occhi per vedere ci sono donne qua, perché potrebbe essere una minaccia. E quando nel debriefing ha esposto questa cosa, gli organizzatrici, ma anche altri partecipanti, hanno detto sì, ma noi viviamo così, cioè questa è la nostra vita, cioè quando andiamo in una stanza che non conosciamo, ci guardiamo attorno, chi c'è? Ci sono possibili minacce? E lì lui diceva che appunto questo è il momento in cui ha compreso che il suo corpo, al di fuori della sua volontà, può essere una minaccia per altre persone, solo perché è in una stanza. E questa è una cosa di un peso, di una consapevolezza, secondo me, che richiede una responsabilità da parte dei designer e dei giocatori. Il gioco può trattare queste tematiche, bisogna farlo con responsabilità, rispondendo alla... Scusate, un po' di indicazione, spero sia chiaro perché l'ho fatta. Secondo me il gatekeeping, nel senso di decido chi gioca o no, può aver senso se serve a fare in modo che tutti i giocatori di questo gioco possano stare al sicuro. Banalmente in quello specifico caso c'era gente che voleva giocare a questo gioco che era, diciamo, per una fama di predatori. E chiaramente tenerli fuori e dirgli no, sai cosa, tu non puoi giocare a questo gioco ha permesso agli altri di poterlo giocare con una serenità che non avrebbero avuto altrimenti. Basta. Non è sicuramente un argomento semplice, soprattutto quando si parla di questi giochi. Giulia, invece secondo te
Allora, mettiamola così, io ho visto il gatekeeping, di solito quello che vedo io, soprattutto in giochi volo a tavolo, viene fuori specialmente, non perché Dungeons and Dragons sia il male, ma tendenzialmente lo vedo proporre da master che cercano giocatori, in particolare per D&D, perché probabilmente essendo il più diffuso capita che il disagio spesso e volentieri sia lì. E gente che pretende che i suoi giocatori non siano novellini, tendenzialmente spesso che magari siano maschi, perché non vogliono donne. Perché donne sono eterne, non sanno giocare, secondo questi master qui sanno giocare. O magari non si sentono poi liberi di fare battute durante la giocata, che è un problema. Oppure che magari fanno altre richieste completamente assurde, che dove io magari chiederei tipo quanto abiti lontano, se riusciamo a incontrarci, se hai impegni nella settimana. E quello per me è liberissimi di farlo, cioè nessuno glielo può impedire, non è che tipo c'è un problema. Auguri a trovare i giocatori per farlo, se imponi tutte queste cose, ma io sinceramente con questa gente io non ci giocherei mai. Così come tutta una categoria di persone piuttosto ampia. E, dall'altra parte, io ho vampiri, adoro vampiri, gioco online di vampiri, e ne sto anche scrivendo uno, quindi proprio sono dentro l'argomento. Non ritengo che in vampiri sia lecito trattare qualsiasi cosa, e chiunque deve accettare qualsiasi argomento, è una cosa folle. Mi è capitato che durante il live di a campagna successero cose brutte al mio personaggio e io abbia avuto problemi a metabolizzare quello che era successo. C'era poca consapevolezza da parte di tutte le persone coinvolte, si è risolto e nell'ambiente, diciamo, si sta cercando di migliorare in questo. Ma comunque diciamo che Vampiri da una parte ha un livello, cioè non è un gioco per tutti in generale, perché oltre al fatto delle tematiche comunque è un gioco che ti richiede di imparare tanto sul setting, tante cose, quindi non è un gioco che proponi a chiunque. Dall'altra parte tematiche pesanti le tocca, che sia la violenza, che sia la politica, che sia... la politica può essere pesante. E che sia la violenza sessuale, le relazioni, diciamo, di dominanza e sudditanza, tutte queste cose qui le tocca. La tua campagna potrebbe non andare a toccare tutti i temi, anzi molto probabilmente non lo farà, ma ho apprezzato molto che nella nuova edizione, non tanto la X-Card, perché avrei preferito avessero messo le meccaniche dedicate, però il fatto che a inizio manuale loro dicano tu andrai a giocare dei mostri, ma quei mostri hanno un lato umano, quindi ricordati che stai giocando dei mostri, non che sei un mostro e che ti è permesso essere una brutta persona, perché ricordati che stai giocando con altre persone, che è un po' quello il fatto che dici lo fa il mio personaggio quindi va bene. No, calma, c'è un lo fa il mio personaggio quindi va bene, dipende, perché tu stai sempre giocando con altre persone e quelle persone non è che non esistono, esistono. Il gioco viene dopo, dal mio punto di vista. Per cui, tipo, mettiamo un attimo i puntini sulle i. Al di fuori di quello, l'altra cosa di Vampiri importante sulla nuova edizione, che molto di più ancora della dichiarazione di intenti, che è una cosa meccanica che io ho pensato molto, però so che a molti non piace. Quando tu crei il tuo personaggio non ha un valore di umanità che è un numerino che sale, scende o scende troppo così rischio di perdere il personaggio, no. Perché prima questo rendeva l'umanità una cosa del c'è, sta lì, magari me ne frega, ma non è detto. Adesso la tua umanità è rappresentata da dei personaggi, sono persone a cui tu tieni e non sono persone a caso, sono persone umane, viventi, non sono tuoi servitori asserviti col sangue, sono persone. Se a loro succede qualcosa di brutto per azioni tue o indirettamente per azioni tue, perché classica cosa, vai a rompere le scatole al capo della gang di strada, quello ti ammazza la sorella e succede.
Se tu perdi quella persona, tu perdi quel pezzo di umanità, perché quella persona non c'è più, non lo rappresenta più. Questo significa del sì, puoi giocare il vampiro di 100 anni, bello, dark, drammatico e tutto, però ha delle persone a cui tiene. E questo secondo me aiuta il gioco a tenere un po' più la questione, perché nel gioco vecchio ad esempio non c'era questa preoccupazione. Mentre invece evidentemente quando hanno deciso di riscriverlo si sono fermati un attimo e hanno pensato a quello che sarebbe successo. Per cui sì, puoi giocare dei personaggi mostruosi, puoi giocare delle brutte persone, l'ho fatto, l'abbiamo fatto, non è un problema. Bisogna essere consapevoli e avere il gioco giusto per farlo. Ora, siamo arrivati praticamente alla fine, darò la parola al Vate. Sì, a lui. Al Vate, perché noi fidiamo col porto in questo caso. Poi, vorrei che i giochi di ruolo che verranno proposti questa sera, sia che a chi si è iscritto, sia chi non si è iscritto, in caso ci fosse qualcuno che è venuto qua e vuole giocare, vorrei fare una piccola carrellata di presentazione dei giochi che giocheremo stasera. E poi ci sarà l'aperitivo e poi si giocherà alle 8-10 circa. Okay? Quindi, Vate, a lei la parola sulla questione gatekeeping. Ah no, che bello, no, allora io... No, io ovviamente non confronto niente, era tutta narrativa emergente questo tipo di conferenza. Voglio dire due cose. Una che è una cosa, un tema sto pensando da quando si parla di gender play, cioè ormai da 2 mesi, quindi volevo dire questa cosa, ma la primissima era gatekeeping, l'ho sentito dire per la prima volta oggi, non ho idea di cosa sia, lo sto deducendo, o sono passato... Sì, sì, no, ma l'ho dovuto dedurre, nel senso dalle cose, vedete? E che cos'è quindi? È esclusione anziché inclusione, no? Però è esclusione... Anzi, inclusione, potremmo tornare a un tema. Io, per esempio, credo nella teoria dell'evoluzione, non in quella della creazione. Però credo che il creazionismo e l'evoluzionismo potrebbero anche vivere insieme, non ci vedo poi in realtà. E nell'evoluzione. L'evoluzione può essere un'immaginazione di Asturo, di non so, qualche divinità, non lo so, non ho modo di verificarlo, ma non è questo il tema. Il tema è che all'interno dell'evoluzione noi siamo evoluti, questo però sono dati scientifici, solo ed esclusivamente perché abbiamo discriminato. E quindi dobbiamo stare attenti nell'inclusione assoluta che rischiamo, perché la discriminazione come il bleeding non è per forza una cosa totalmente, assolutamente negativa, la merda. Perché attraverso il sapore amaro di quella foglia lì che abbiamo smesso di crepare, e attraverso il fatto che è finita l'acqua che abbiamo tirato fuori le zampe, cioè ma adesso poi tra l'altro ci mette milioni di anni a fare le cose, neanche 5 minuti. Quindi anche è bello che noi vogliamo affrettare delle cose, però ho paura che siamo molto lenti come sapiens ad accettare certi temi, ad accettare certe questioni, anche solo questioni di genere. Cioè, perché mi trovo magari ad avere un dialogo dove sto acquisendo io, sono negli ultimi anni, una sensibilità verso persone che mi dicono ma sai che esiste questa cosa del fatto di essere aromantico o pansessuale o pangender o F2M? Ecco, la maggior parte delle persone che io frequento personalmente non ha idea di cosa stiamo parlando. Capito? Allora è lì la tematica che volevo portare, la comunicazione è... Sì, va bene essere sensibili, ma attenzione, andiamo anche a scegliere le persone con cui parlare per diffondere certe cose che poi sono dei vocabolari, poi tu vuoi dire il discorso della lingua. Quindi il vocabolario è la prima cosa, come il nostro codice, che dobbiamo riuscire ad esportare in qualche modo, sennò quando qua magari ci saranno 400 persone si rischia poi di non parlare a tutti. O come a parte se mi parli di gatekeeping, tipo me ne parlavi ieri, io non avevo gli strumenti per capire di cosa stavamo parlando. Quindi, tutto questo per dire che ritorno tutto sempre alla questione di comunicazione. Sì. Ed è ancora appunto una questione a questo punto di divulgazione, perché la comunicazione non può andare slegata alla divulgazione nel senso. Bisogna spiegare queste cose in maniera semplice, in maniera comprensibile, bisogna spiegarle in maniera che sia anche interessante, però vanno spiegate poco a poco. Io ieri ho pubblicato un articolo sulle persone non binarie, su come se ne dovrebbe parlare nei giochi di ruolo.
un sacco di gente si è incazzata, ma va bene così in realtà. Ovviamente c'è anche chi mi ha detto giustamente, guarda Gloria, c'è anche da dire che forse molta gente non è ancora pronta a parlarne, perché forse non è un problema che la società sente così fortemente da far sì che ci sia una forte minoranza molto vocale che esprima il suo disagio anche linguistico, e finché non c'è questa forte minoranza che esprime il disagio linguistico non ci sarà bisogno, non sarà percepito come un problema il fatto che abbiamo una divinità che non è né uomo né donna ma continuiamo a chiamarlo lui, abbiamo un elfo che nella versione inglese vuole il pronome Zei in maniera da essere chiamato, e invece nella versione italiana sì, vuole essere chiamato loro, però nel frattempo lo nel frattempo parlo di questa persona sempre come lui. Cioè, è un problema, non è il problema maggiore del gioco di ruolo, però per le poche persone non binarie che ci sono, questo è un problema. Ed è vero, bisogna stare attenti a come si tratta di queste questioni, bisogna non fare semplificazioni, però bisogna anche cercare, secondo me, di coniugare queste due esigenze in maniera tale da essere comprensibili, non essere troppo martellanti e richiedere che la gente cambi dalla mattina alla sera e conosca di base determinate terminologie, però poco a poco bisognerebbe fare qualcosa, ed è quello che stiamo facendo stasera, perché altrimenti esattamente è un passettino alla volta, ci proviamo. Quindi grazie per essere venuti stasera, grazie per chi rimarrà a giocare di ruolo, spero che questo gender play, la cui discussione è stata abbastanza breve, vi sia piaciuto e che verrete anche i prossimi se riusciremo a farli. Grazie ancora a tutti quanti.